una lettera. Sta per arrivare un mio nuovo aiutante. Io sono Elettro. Fingendoti la bambina dispettosa e capricciosa, farò andare Elettro fuori di testa. Perché? Perché? Perché mi puoi scendere nel soffitto? Perché? Scappo! Ragazzi, è scappato! Non verrà mai più a cercare me contro te. Ciao a tutti! Lui, lui. E lei, Sofì. E insieme siamo il me contro te. Oggi inizia una giornata veramente molto strana. Perché nel video di ieri in cui facevamo vedere il nostro magazine ufficiale che si trova in edicola, ci avete scritto che avete visto qualcuno in casa nostra. Addirittura avete proprio scritto Elettro. Ragazzi, ci accorgeremmo se ci fosse qualcuno a casa, è abbastanza ovvio. Probabilmente avrete pensato che era Chico, ma Chico non è a casa, Chico per ora è in viaggio, è in vacanza. Quindi non c'è nessuno, c'è solamente la carciofina e lui qui. Finalmente ci siamo veramente liberati di Elettro dopo tutta quell'avventura. Siamo veramente felicissimi perché se n'è andato, se n'è svignata. Non è stato affatto semplice. Sofì si è dovuta fingere una bambina, mentre io il nonno della bambina. Mi stava letteralmente facendo impazzire. Ma ancora di più abbiamo fatto impazzire Elettro, che è scappato via di casa. E quindi adios cattivi, adios signoresse. Anzi, a proposito di Chico Criceto, mi sa tanto che adesso possiamo chiamarlo e possiamo farlo tornare qui, perché l'avevamo mandato in vacanza, visto che qui la situazione non era affatto sicura. Ma adesso lo è, quindi possiamo farlo tornare. Sì, noi siamo davvero felicissimi. Quindi ragazzi, voi vi ostinate a dire che c'è Elettro a casa nostra e che quindi l'avventura non è finita. Ma in realtà non è così. Il signoresse è stato sconfitto un'altra volta. Hai capito, signoresse? L'abbiamo sconfitto. E tu, ma fallo a perfidia, non a noi, siamo la squadra più grande e forte di tutta YouTube. Però noi vi vogliamo credere e quindi oggi saremo la vostra vista. Andremo in giro per casa a vedere se effettivamente c'è qualcuno oppure no. Ci faremo un bel tour di tutte le stanze e vi faremo vedere che in realtà non c'è proprio nessuno. Andiamo. Questa casa non ha tantissime stanze, quindi inizierei da questa qui, che come sapete è la cucina. E qui mi sembra di non vedere proprio nulla. Però apriamo questo mobile rosa. Magari si nasconde qui il fantomatico Elettro. No, qui non c'è nessuno. Ma che stai facendo col metal detector? Sono le nostre borracce. Andiamo avanti, lui. Andiamo di qua. Come vedete, anche qui nell'auto cucina non c'è proprio nessuno. Ci sono soltanto dei colori e poi degli snack. Magari si nasconde dentro il forno. Elettro? Un bel Elettro arrostito con le patate. Delizioso. Aspetta, magari si nasconde dentro il frigo. Controlliamo. No. Non c'è nessuno. Freezer? Neanche. Solo la famosa pizza che ogni volta che vedo mi viene voglia di mangiare. Ma aspettate, in questa stanza ci sono ancora tanti nascondigli. Per esempio si potrebbe nascondere sotto il tavolo. No, nessuno. Dietro la tenda? Elettro, sei qui? No. Qui c'è l'altra parte della stanza con un comodissimo divano. E come vedete non c'è proprio nessuno. Magari si nasconde sotto i cuscini o sotto il divano. Controlliamo. No, io non vedo nessuno. Quindi direi che qui dentro di sicuro non c'è proprio nessuno. Ma adesso andiamo a controllare nelle altre stanze. Andiamo. Eccoci qua nella stanza di Chico. Elettro, sei qui? Lui. Cosa c'è? Piccoli del team Trote Carciofini come me. Sono sicura che avete detto che avete visto Elettro perché magari mentre facevamo il nostro video ieri si è vista lei, la nostra giraffa, e l'avete scambiata per Elettro. Effettivamente i colori sono un po' quelli, giallo, nero, le manca il viola, però un po' gli somiglia. Alto è il giusto, cioè non troppo alto, non troppo basso, bassino come Elettro. Quindi il caso è risolto, avrete sicuramente visto la giraffa e vi è sembrata Elettro. Certo Sofì, che se uno scambia una giraffa per Elettro vuol dire che ha bisogno degli occhiali. Va bene che sono entrambi bassini, ma non si assomigliano per niente. No, si assomigliano un sacco. Quando sono entrata ho detto: guarda lui, hanno ragione, c'è Elettro. Poi l'ho guardata meglio e ho visto che era la giraffa. Ma perché l'ho messa a fuoco? Magari nella videocamera non si vedeva bene e chi da casa ha visto l'avrà scambiata. Vabbè ragazzi, comunque qui come vedete non c'è proprio nessuno. Ci sono soltanto i nostri animali peluche. Il niente, il nulla e il nessuno. Controllo anche sotto la scrivania per toglierci ogni dubbio. Ta-da! Ragazzi, mi dispiace ma non c'è proprio nessuno. Anzi, per fortuna non c'è nessuno. Siamo soltanto noi, possiamo tornare alla nostra vita di sempre. La normalità, la 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 la. Tutto è bene ciò che finisce bene. Ragazzi,
proprio Elettro. Cavolo ragazzi, siamo veramente nei guai. Chiudi la porta, bloccala. Aspetta, metto questa lampada. Ok, in questo modo. Ok. Bravissima, metti anche la sedia. Sì, va bene. Metto anche questa. E mi ci siedo anch'io. Sì. Aspetta, metti anche questo così. Così mi chiudi però qui dentro. Lui, ma cosa fai? Sbattati da me. Ok. Ragazzi, mi sta venendo un attacco di ansia. Venite qui. Lui, Elettro, è in casa nostra. E per di più, ci ha visti. Ragazzi, per la prima volta Elettro ci ha visto in faccia. Ci ha visto noi, lui e Sofì. Perché finora ci siamo sempre camuffati da qualcos'altro. Una volta io mi sono finto un tecnico, un'altra volta Sofì bambina, poi nonno. E adesso invece lui è Sofì. Infatti, quando ci ha visto ha iniziato a dire me contro te, me contro te, me contro te. Sì. Ok, questa cosa non va bene. Dobbiamo trovare un modo per scappare. Aspetta. Però perché iniziare a dire me contro te, me contro te, me contro te? Perché secondo te? Perché forse siamo i me contro te o no? Sì, ma un cattivo quando vede una vittima dice ah, ci sono i me contro te, chiamo il signoresse. Non è che inizia a dire una parola in maniera insistente. Non lo so, Sofì, per ora è l'ultimo dei miei pensieri, cosa ripete Elettro. Per ora dobbiamo assicurarci di bloccare bene quella porta in modo tale che lui è in trappola e non può uscire. Ok, va bene, sì. Ok, prendo anche questo. Sembra un mega formaggio svizzero. Ok, lo prendo, lo metto anche qui davanti. Sicuramente questo Elettro non riuscirà a spostarlo e noi siamo al sicuro. Elettro è in trappola. Oh cavolo, la porta si apriva al contrario. Me contro te, me contro te, me contro te, me contro te. Siamo davvero due coccodè. Abbiamo bloccato la porta che si apriva al contrario. E adesso è qui. Lui, che facciamo? Non lo so, siamo nei guai. Secondo me c'è soltanto una cosa che ci può salvare, ovvero l'amicizia e l'onestà. Parliamo chiaramente con questo Elettro e gli spieghiamo che in realtà noi siamo buoni e che non c'è proprio motivo per essere arrabbiato con noi. Ok, ci proviamo. Salve, signor Elettro, ma lei è già qui. Ascolti. Io e la carciofina qui presente le vorremmo dire due paroline, ecco. Sì, c'è stato un malinteso. Malinteso? Cos'è un malinteso? Un malinteso è quando una persona capisce una determinata cosa, ma in realtà non è così. Io sono stupido, quindi. No, ma che dici? Sofì, nel senso, non è che lei è stupido che non ha capito, ma siamo noi stupidi. No, neanche noi. Nessuno è stupido. L'unica cosa è che noi non siamo delle persone cattive. Noi siamo molto buoni. Noi facciamo lo slime. Siamo semplici. Esatto. E il signoresse invece, signoresse che lei conosce? Signoresse, sì. Ecco, e il signoresse è quello cattivo. Tu, Elettro, devi andare a catturare il signoresse. Non devi catturare noi. Noi siamo buoni. Lui è cattivo. Esatto. No, è così. Lui è tenebre. Noi invece no. Noi sole. Noi sì, siamo felici. Lui viola. Lui viola. Noi viola, rosa bello. E azzurro. Sì. Viola bello. No, viola bello. Ma là, capito proprio un tubo. No, non è bello. Viola tenebre. Lui fa lo slime per convincere i bambini a votare il signoresse alla Ecca Award. Il nostro primo film. Ma noi abbiamo vinto. Diglielo. Ecco, il bene trionfa sempre. Da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano. Ma come canzone sconosciuta? Ma è famosissima. Vabbè, tutti. Guardi, signore Elettro, noi adesso dovremmo andare perché abbiamo un impegno. No. Come no? No. Ma è importante, no. Lei può rimanere qui, faccia come se fosse a casa sua. Aspetta lui. Aspetti qui un secondo, io devo un attimo parlare con lui. Va bene. Io aspettare qua. Vieni qua lui. Ma l'hai visto? Sì, l'ho visto. È spaventoso, Sofì. Lui, ma l'hai sentito? Sì, che l'ho sentito. Ci vuole catturare. Adora il viola. Adora il signore. Sei un cattivo, cattivissimo. Non hai capito proprio niente. In che senso? Lui era come pensavo. Lui in realtà non parla, ma ripete soltanto le parole che gli hanno inculcato nella mente. Proprio come un... Un pazzo? Un gattino. Non lo so, non mi mettere in difficoltà, Sofì. Non è il momento di fare i questionari e quiz. Ciao, lui. Io sono un... Un robot. Esatto.
Però parlo più piano. Elettro non è altro che un robot. Lui è stato mandato qui dal signoresse per catturarci. Però in realtà, come vedi, ha qualche problemino. Cioè, nel senso, come ogni cosa che crea il signoresse, poi ha qualche difettuccio. E si nota, infatti non fa altro che ripetere delle parole. Però non ha neanche capito che siamo in me contro te, secondo me, che ci deve catturare. Guarda cosa sta facendo. Ma che sta combinando? Fa la danza del robot. Già, perché è un robot. Un ammasso di ferrai e bulloni. Giusto. Ma per avere conferma che è veramente un robot, c'è soltanto un modo per scoprirlo. Cioè, quale modo? Chiederglielo. Venite con me, seguimi. Chiederglielo, ma che c'entra? Eccoci, caro Elettro. No, non do la mano perché lei dà la scossa, quindi vorrei evitare. Senta, allora, io avrei un questionario per lei, cioè una domanda, ecco. Domanda? Domanda. Sì, inserisco domanda, dammi un attimo. Tu? Io. Sei un robot? Io. Signore, distruggere me contro te. Ma no, ma che distruggere me contro te? Io volevo sapere un'altra cosa, volevo sapere, ma lei è un robot? Io distruggere me contro te. Non ci siamo capiti. Lui, ma è ovvio che è un robot. Ti faccio vedere io come si fa ad avere la prova del 9 che è un robot. I robot in fondo sono delle calcolatrici giganti. Elaborano i sistemi, dei software con l'algoritmo. E quindi basterà chiedergli qualche calcolo matematico. Giusto. Oh no, mi sono dimenticato quanto devo pagare. Devo prendere 3 mele che costano 2 euro. Lui, ti ricordi per caso quanto fa 3 per 2? Sofì, ma che cavolo c'entrano ora le mele al supermercato? Calcolo, risultato 6. Oh. Bravo, hai proprio ragione. E adesso dimmi un po', quanto fa 5 più 5? 5 più 5, calcolo, 10. Bravo, ti metto 10. Allora, Sofì, prima di tutto tu stai impazzendo, perché non è che adesso sei diventata la maestra di Elettro. E poi abbiamo un problema ancora più grosso. Il fatto che sia un robot non è che ci aiuti. Sappiamo soltanto che è stato costruito dal signoresse, quindi è un po' strano, ma non sappiamo ancora come fermarlo. Analisi. Mi fa l'analisi, Come sono, carina? Ti piacciono i miei capelli? O preferisci gli occhi? Cos'è la parte più bella del mio corpo? No, robot, trovata, Sofì. Distruggere me. Cavolo, cavolo, allora io scappo. Sofì, ferma! Aspetta, non possiamo scappare all'infinito. Ci vuole un modo per fermarlo. Sì, ma come lo fermo? Non lo so, lui. Trova un modo, mamma mia, è molto inquietante. Basta, non correte, non mi inseguite. Lui, cosa ti viene in mente? Non lo so, ci vuole qualcosa. No. Elettro, fermati. Si è fermato. Distruggere lui. No, non distruggere. Ah, devo dare. Scappa. Distruggere. Scusa, aspetta. Elettro, questo è più difficile. Concentrati. Quanto fa 35 milioni di miliardi per 857 400 milioni? Calcolo, l'analisi richiederà tanto tempo. Ok, perfetto, non ti preoccupare. Noi nel frattempo andiamo di là. Ciao Elettro, rifletti pure, conta tutti i numeri che vuoi. Oh, okay. Cavolo, ancora una volta la matematica ci ha salvato. Siamo riusciti a prendere tempo, ragazzi, ma ci vuole un modo per fermarlo. Forse abbiamo già in mente qualcosa. Sì? No? Vedremo. Comunque adesso ho cliccato davanti a lui per vedere il video di ieri. Mentre davanti a Sofì per vedere un altro video divertentissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale per scoprire come andrà a finire questa avventura. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!